In quel tempo Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade e si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, detto Tommaso, Tommaso, detto il gemello, Natanele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro, io vado a pescare. Gli dissero, veniamo anche noi con te. Allora uscirono, salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro, figlioli, non avete nulla da mangiare? Gli risposero, no. Allora egli disse loro, gettate la rete da parte a destra della barca e troverete. La gettarono e non riuscirono più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro, il Signore. Simon Pietro, appena udito che era il Signore, vi strinse la veste attorno ai fianchi perché era nudo e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci. Non erano infatti lontani dalla terra se non un centinaio di metri. Appena scesi da terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra del pane. Disse loro Gesù, portate un po' del pesce che avete preso ora. Allora Simon Pietro salì nella barca, trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci, e benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù disse loro, venite a mangiare. E nessuno dei discepoli osava domandargli, chi sei? Perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù manifestava ai discepoli, dopo essere risorto dai morti. Parola del Signore. Questi incontri dopo Pasqua sono incontri pasquali, nei quali in ogni incontro tiriamo fuori il fatto che Gesù Cristo è risorto dai morti e che Gesù Cristo vuole comunicare a ciascuno di noi la fede nella dimensione della resurrezione dei morti. Questa è la misura della fede che deve abitare i nostri cuori, e non di meno. La resurrezione dei morti significa che i nostri cari che stanno al cimitero usciranno dal cimitero risorti, il giorno che vuole il Signore. La resurrezione dei morti significa che io, Marco Farina, quando morirò, non resterò nel sepolcro. Nel giorno che vorrà il Signore mi risusciterà questo corpo mio, mi risusciterà. Significa che questo corpo che ho, che non è capace di vivere eternamente, sarà messo via. Avete mai visto, quando fanno vedere i documentari autorealistici in televisione, quando la serpe cambia pelle, esce la serpe con la pelle nuova e rimane dietro la pelle vecchia. Questo corpo dietro, uscirò da questo corpo, Gesù Cristo mi darà un corpo che è capace di vivere eternamente, dotato di vita eterna. Questo è il progetto di Dio per noi. Non è la semplice sopravvivenza dell'anima che se buono va in paradiso, se è mezzo al purgatorio, se è cattivo va all'inferno. Non è salvezza solo spirituale, è anche fisica la salvezza del Signore. Anima prima e corpo dopo. La resurrezione dei morti di Gesù Cristo è prima spirituale, quando è risuscitato dagli inferi, e poi fisica, quando è venuto fuori dalla tomba di Giuseppe di Arimatea. Tutte e due le resurrezioni compongono la nostra resurrezione. Questa fede vuole che abiti in noi il Signore. Con questa fede i martiri potevano farsi sbranare le belve al Colosseo e andarci con gioia. Le belve ci sbranano il corpo, Dio ce ne darà un altro migliore di questo che perdiamo, tanto questo si perde comunque. Potevano essere viste le torture, senza paura di dover uscire fuori dalle torture, segnati per il resto della vita, dalle cicatrici, dalle storture, non so che cosa. Perché tanto il Signore ci dà un corpo in perfetta salute, con la resurrezione dei morti. E Gesù Cristo poteva dire, non temete quelli che uccidono il corpo e poi non possono fare più nulla. Non abbiate paura dei tiranni della terra, dei cattivi, dei killer, dei delinquenti, dei mafiosi. Non temete il diavolo che ha il potere massimo di dare la morte a una persona, poi non può fare più nulla. Temete invece colui che dopo aver ucciso il corpo ha potere di mandare l'anima nella Geenna, nell'inferno. Se io vi dico, temete costui. Temere Dio, timore di Dio, le sette donne dello Spirito Santo. Allora, quando Gesù Cristo appare agli apostoli,
Le sue apparizioni dopo la Pasqua hanno tutte lo scopo di portare gli apostoli dall'incredulità alla fede, di far diventare persone credenti che veramente esiste la resurrezione dei morti. Questo che dico io è una cosa strana. Da sempre la Chiesa ha annunciato la resurrezione dei morti. Solo che noi preti siamo i primi che non diciamo più dopo, che se uno non ci crede non la predica agli altri. Diciamo nel credo la domenica, credo la resurrezione dei morti e vita del mondo che verrà. Chi ci crede alla resurrezione dei morti? Diciamo il credo come una filastrocca senza che il cuore sia collegato al cervello quando diciamo quelle parole. Che butta realtà. Allora, quando Pietro ha visto che Gesù Cristo era risorto, era vivo, quando Giovanni ha visto che Gesù Cristo è risorto, innanzitutto si è pentito, ma come? Aveva detto, il terzo giorno risusciterò, ma nessuno di noi, quando abbiamo visto pendente dalla croce, ha continuato a credere alle parole di Gesù Cristo, il terzo giorno risusciterò. Ci siamo tutti persi nella fede. Per cui vedere Gesù Cristo risorto per loro è stato uno shock, una cosa potente. E poi loro hanno visto Gesù Cristo con gli occhi del corpo. E Gesù Cristo invece ha detto che beati quelli che pur senza aver visto con gli occhi del corpo crederanno. Come si crede oggi in Gesù Cristo? Mi dai un attimo la Bibbia. Si crede per l'annuncio della parola. Fides ex audito, si diceva in antico. E San Paolo dice che a Dio è piaciuto di salvare il mondo mediante una cosa che umanamente è stupida, insignificante. Qual è l'annuncio della parola? Questa parola ha potere di cambiare il mondo, perché ha potere di cambiare i cuori. E perché la parola sia annunziata, ci vuole uno che l'annunci e ci vuole le persone che l'ascoltano. Quello che annuncia la parola vede Gesù Cristo risorto dove? Nelle persone che si convertono. Quando io ho visto quel Cassidy che mi ha portato 70 euro, io ho visto Cristo risorto, vivente in quel cuore, perché nessuno che non ha fede fa una cosa del genere. Dico, ma come? Io ce ne ho pochi per me, li vado a dare agli altri, te ne chiedo un altro po' se ce l'hai per incrementare il mio poco, ne mando di più alla mia famiglia. Nessuno che ha pochi soldi fa la carità, quella l'ha fatta, perché crede. E siccome crede, c'è dentro di lui qualche cosa, qualcuno che gli permette di stare in piedi così, sapendo che quello che fa non è una pazzia, è una cosa buona, che è quella che gli apre le porte del cielo. Beh, vi dico che quando dovevo prendere il lavoro, quel lavoro lì era per un altro nigeriano, il quale però non c'era tanto voglia di lavorare, preferisce stare davanti al supermercato a chiedere la carità. Quando ho fatto un po' di soldi va bene, ci mangia e basta, campa la giornata così e contento in questo modo. Quello, quando andrà al lavoro, non ti è presentato, subito è presentato quest'altro, e lui, che non è stato scelto per il lavoro, ci è rientrato e ha avuto il necessario per vivere. Beh, così ha fatto il Signore, l'ha tolto uno per darglielo un altro che meritava di più. Chi ascolta la parola, ascolta Cristo che gli parla. Chi ascolta la parola, sente quello che sperimentiamo noi quando preghiamo, che sperimentiamo la presenza di Dio, forte, che sta lì pronto per cambiarti la vita, per risuscitarti. E appena uno dice sì nel suo cuore, nel profondo del suo essere, avviene questa trasformazione, uno sperimenta il cielo,
non vedi niente con gli occhi, non tocchi con niente con le mani, ma senti, sei sicurissimo che esiste Dio, che la vita eterna è presente, che è risorto di sotto dei morti, lo senti. In quel modo chi riceve la parola sperimenta che Gesù Cristo è risorto dei morti. Allora vedete la lettura di oggi. Gesù, una volta che ha fatto gli apostoli e l'ha fatti, pensate che quando gli apostoli sono arrivati a quel livello di fede che prima non avevano, quel livello di fede lì era il loro tesoro. Ed era la cosa importante che i loro apostoli dovevano annunciare agli altri. Quando una comunità cristiana iniziale arrivano tanti di quei poveri che gli apostoli non hanno più tempo per far nulla che non provvedere a distribuire i beni che avevano ai poveri, loro devono distaccarsi dal servizio della carità, e lo fecero creando i 7 diaconi, perché il loro compito di apostoli era quello di essere testimoni della risurrezione di Cristo, la quale cosa è più importante che dare da mangiare a uno che si muore di fame. Perché chi deve mangiare con uno che si muore di fame deve mangiare a un corpo che vive per qualche decina di anni in questo mondo. Se tu dai Cristo a chi non ce l'ha, gli dai la vita eterna. Che cosa è più importante, dare da mangiare ai poveri o dare da mangiare ai poveri di spirito? Dandogli Cristo. Per cui guai, il compito del Signore per gli apostoli è essere testimoni del risorto. Non lo hanno svenduto questo compito per nulla che fosse meno importante di questo. Allora Gesù Cristo, quando è apparso a loro, li ha costituiti a questo livello di fede. Non si è fermato, è apparso più volte. Ecco, oggi ho ascoltato la terza apparizione. E siccome di solito Gesù Cristo appariva di domenica agli apostoli, questa è la terza, significa 3 settimane dopo la sua resurrezione dei morti. Oggi, quant'è? La terza settimana di Pasqua. Siamo, come si dice, in parallelo con quello che avvenne agli apostoli 2000 anni fa. Vediamo se quello che ha fatto Gesù Cristo a Pietro, a Giacomo e agli apostoli vale anche per noi. Il fatto di andare a pesca, perché sono andati a pesca? Perché avevano fame. Perché a pesca? Perché Pietro era un pescatore. Andrea, suo fratello, era un pescatore. Giacomo e Giovanni erano pescatori, figli di pescatori, quindi erano pescatori per tradizione generazionale. Quindi bravi pescatori. Allora loro dicono, qua come facciamo la pesca? Non ci andiamo adesso a pescare, andiamoci questa notte, perché ci stai questo? Nella loro esperienza di pescatori scelgono il momento migliore, il modo migliore, il posto migliore e vanno a pescare. Ci vanno di notte, che significava non dormire una notte intera. Qualcuno di voi ha fatto i turni di notte al lavoro? Ecco. Sapete cosa significa? Che anche se tu vai a dormire alle 7 di mattina, uscito ti riposi, stai tonto per il resto della giornata. Anche, ti riposi la metà della metà di quello che si riposa quando uno dorme di notte, lo rigiuste. Poi dice, vabbè, ho lavorato, però lo stipendio l'ho preso. Anzi, qualcosa di più perché ho lavorato di notte. Loro che cosa hanno preso lavorando di notte? Provate a pensare come stava Pietro, Giacomo e Giovanni la mattina all'alba, quando sulla barca, le reti vuote, porca puzzone, ci abbiamo lavorato la notte intera, non abbiamo preso niente, era me che stavo a dormire, andata proprio male. A notte arriva quello lì, oh, avete pescato niente? Come c'è da pure piangere quello, dice, no, non abbiamo pescato niente. Ben gettate la rete dalla parte destra della barca dove c'è il pesce. Io mi provo a immaginare se uno avesse detto così a una barca di pescatori di San Benedetto, quando tornava la mattina che non aveva pescato niente, non vi dico le parole che si beccava quel tale che dal molo diceva di gettare la rete della barca destra della barca.
si stai a sfotte, noi siamo pescatori, il nostro padre era pescatore, sappiamo dove pescare, dove non pescare, quando pescare, come fare, e tu gli stai a dire, boh, di buttare, ci stai a prendere in giro, ma 3.000 sono meno, guarda, se ti ringono. Hanno fatto così, Pietro, gli altri? Abbiamo riconosciuto che quello lì che parlava di Gesù Cristo? No. Non lo sapeva nessuno. Perché Gesù Cristo, quando appare risorto, non riconosce nessuno. Maria Maddalena, sul sepolcro, poche ore dopo la risurrezione di Cristo, quando gli viene quello lì, dice, che fai, donna? E quella si rigira, che cosa pensava di una persona? Che pensava chi era quello? Che era il custode del giardino, il custode del giardino, gli dice, ma qui il cadavere non c'è più, se l'hai portato via tu dimmi perché andrò ad adorarlo. Maria, quando sente il suo nome, plum, tuffo al cuore, Gesù lo riconosce, con gli occhi non l'aveva riconosciuto, quando lui pronuncia il suo nome lo riconosce, perché solo Gesù Cristo poteva pronunciare la parola Maria in quel modo, a toccargli il profondo del cuore, solo lui. Allora, quando gli apostoli sentono quello, sicuro che la tentazione è stata di mandarli in quel paese, sicuro. Però loro avevano ascoltato tante volte il Cristo che parlava, annunciava la parola, la potenza dello Spirito che si sprigionava mentre Gesù Cristo annunciava il Vangelo. Quando sentono quella voce che dice gettate la rete da parte destra della barca e troverete, loro percepiscono in quella parola qualche cosa di misterioso, di grande, che gli scava dentro. Questa parola stava dicendo a loro di fare una cosa senza senso. Perché se io ho gettato le reti a destra e a sinistra, e li getto a destra, se il pesce non sta qui, non sta manco qua. È una fesseria cambiare il verso della barca. Però tu me lo dici. Sentirono la spinta interiore di fare questa cosa. Allora qui si manifesta la potenza della parola di Dio e come funziona e come funziona sempre nella nostra vita. Guardate, allora, la prima cosa è che la parola di Dio ci comanda di fare una cosa che umanamente è senza senso, è sbagliata. Sbagliata, senza senso, assurda, inutile. Perdi tempo. Quindi uno per fare quello che la parola di Dio ci dice di fare deve azzittire il suo cervello, metterlo in stand by per fare una cosa che va al di sopra del cervello, più grande dell'intelligenza, è la cosa numero uno dentro di noi. Vorrei farvi capire questa cosa qua. Allora, già a livello umano non è così. Se una ragazza si innamora di un pezzo di delinquente che gli rovinerà la vita, e i genitori e le amiche gli dicono lascialo perdere, quello è un delinquente, più glielo dici e più ci si innamora. Per quale motivo? Perché l'affettività è una realtà irrazionale. Supera l'intelligenza. Perché una ragazza si spiccichi da ragazzo sbagliato, che magari lei lo sa che è sbagliatissimo, che si innamora, però è innamorata persa lo stesso, ci vuole un intervento di Dio, che il solo è superiore al sentimento, all'effettività che la ragazza prova per quel ragazzo impossibile. Io questo l'ho toccato con mano qualche milione di volte quando mi erano tossicodipendenti e le ragazze ci si innamoravano più che un ragazzo bravo e normale perché lo dovevano salvare. Dopo 10 anni la ragazza interrogava e lui non si era. Perché? Perché il tossico, birbi, tossico, birbi, proprio birbissimi. Quando vedono che la ragazza si è innamorata di lui per salvarlo, a botte di questa me lascia più. È innamorata. Allora, oh, alla grande, possono continuare. Beh, scusa, oggi mi sono fatto per sbaglio. La bugia di turno, la ragazza. Perché la ragazza non lascia mai il ragazzo, alla fine crolla essa
e si comincia a trovare la ragazza. Questa è la storia di sempre. Allora, nell'atto di fede, da fare in conseguenza alla parola annunciata, ogni persona deve superare i suoi ragionamenti e il suo cervello. Allora, se casi deve fare il conto, ma adesso mi arriva la corrente da pagare, mia moglie aspetta i soldi, questi soldi magari quando prendo il prossimo stipendio li do, adesso no. Se uno comincia a ragionare così non fa mai più la carità per il resto della vita, perché sarà sempre una spesa da fare più urgente. Io l'ho fatti per primo. Appena preso lo stipendio è venuto qui per fare la decima. Non c'ero, è tornato il pomeriggio, ma la prima spesa, la decima per i poveri. Poi tutto il resto. Decima e primizia, prima spesa. Per fare questo, ripeto, non devi più ragionare, devi obbedire al Signore ciecamente e fare quello che il Signore ti dice. Getta le reti da parte destra della barca e troverai. Ma se faccio ragionamenti umani, io so che lì non ci sta niente, non troverò niente. Non getto la rete, non pescherò niente. Non avverrà mai nessun miracolo. Quello che sta succedendo oggi nel popolo di Dio, dove nessuno ci crede perché tutti ragionano con il proprio cervello e mai nessun miracolo avviene. Quando la parola di Dio si viene annunciata, getta la rete lì, dove tu pensi che non ci sia niente, ma io ti dico che lì troverai. Io ti dico che lì troverai. Chi lo dice? Dio. Allora la parola di Dio è collegata a una promessa, che se tu fai quello, troverai. Chi ha coraggio di obbedire a Dio più che al proprio cervello, come ha fatto Pietro, che ancora non ha capito che è quello di Gesù Cristo, ma sentiva dentro di sé di obbedire a questa parola, loro hanno gettato la rete nella parte della barca, subito la rete si riempie di pesci. Un miracolo. Torno a dire, i miracoli sono cose che vanno al di là della legge della natura. La superano. Per questo si chiamano miracoli. Se fosse una cosa che può avvenire nel campo della realtà umana, non sarebbe un miracolo. Miracolo, una cosa che scavalca le leggi della natura. Non solo. Il miracolo scavalca anche la forza del male, la quale di suo è già più grande delle leggi della natura, perché una malattia distrugge la salute, che è legge di natura, la salute per un corpo umano. La malattia lo distrugge, il miracolo distrugge, la malattia che distrugge il miracolo, è la legge della natura, la salute. Allora, fateci caso se questo che ho detto non avviene sempre. Quando la Madonna ha detto, ascoltato dall'angelo, tu sarai madre, tuo bambino sarà Dio fatto uomo, Dio con noi, l'Emanuele. Lei, che, ma se io non conosco uomo, come faccio a diventare madre? È impossibile. Poteva dire, tu mi stai dire un sacco di, lasciamo perdere il termine, ritornate dai tuoi amici a svolazzare in cielo, perché queste cose non possono succedere. Ha fatto così la Madonna? No. Ha creduto, superando il suo cervello, a quello che l'angelo le ha detto, alla promessa che l'angelo gli ha fatto. Se tu credi sarai madre. Per realizzarsi quella promessa aveva bisogno che lei dicesse di sì. Cioè che mettesse in pratica, che facesse quello che la parola gli suggeriva di fare. Lo ha fatto. Eccomi, sono servo del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Maria rimane incinta. Subito. Getta la rete sulla parte destra della barca, obbedisce la parola, pesca miracolosa. Guardate, questo vale per tutto. Vale per le guarigioni, vale per gli esorcismi, vale per il rapporto con i soldi, vale per ogni cosa che in campo spirituale, vale per i peccati, vale per i vizi che nessuno riesce mai a togliersi, manco quello più stupido delle sigarette. Vale per tutto. Allora, una volta che
la rete è piena. Che succede? Vi ricordate dei discepoli che ci stavano sopra la barca? Uno dice: è il Signore. Chi è quello che dice il Signore? Giovanni, il più giovane. Perché lui e non Andrea e non Giacomo e non Filippo e non Natanaele, eccetera, eccetera? Allora, è Dio prediletto, però Gesù non ha detto, ha fatto l'occhiolino, Giovanni sono io. Lui, Giovanni di suo, ha riconosciuto Gesù Cristo in quella persona prima degli altri. Perché? Sveglia, popolo di Dio. Diventate esperti delle cose del Signore. Beh, se era giovane deve essere rovescio, quello più anziano deve avere più discernimento, capirlo prima. Di solito il giovane non ci arriva. Vi ricordate dei quattro evangelisti? Tutti quanti hanno un simbolo. Matteo c'ha come simbolo l'uomo, Marco c'ha come simbolo il leone, Luca c'ha come simbolo il toro, Giovanni come simbolo che c'ha? Perché l'aquila? Perché l'uccello che lavora, che vola più in alto di tutti, ma un occhio così profondo da saper vedere sulla terra i minimi movimenti, per cui se l'aquila volando a tanti metri di altezza vede che c'è il coniglietto che va in picchiata, se lo becca e se lo porta via. L'aquila. Il contemplativo è colui che va in alto in cielo con la sua preghiera. Per quel fatto, più va in alto in cielo con la sua preghiera, e più è capace di capire le cose che avvengono in basso sulla terra. E Giovanni riconosce subito che è il Signore. Gli altri sono più attardati spiritualmente, più terreni, perché pregavano di meno e pregavano male. Pregare di meno non significa che dicevano meno rosari. Pregavano di meno. Il loro rapporto con Gesù Cristo in preghiera era superficiale. Quello di Giovanni più profondo. Di conseguenza Giovanni vede le cose che gli altri non riescono a vedere. E arriva prima sulle cose che gli altri arrivano sempre dopo a vedere. È il discepolo dell'amore. Pietro invece, quando sente che quello di Gesù Cristo... si mette qualcosa addosso, si butta in mezzo all'acqua e va subito. Questo è l'amore grande che c'era Pietro per Gesù Cristo, che gli fa fare così, meglio degli altri. Allora, quando arriva sta barca con questi pesci, guardate che razza di cose, ma guarda quanti dettagli esistono. Questo racconto l'ha fatto Giovanni stesso, che era presente, questo è il Vangelo di Giovanni, abbiamo letto, quindi lui si ricordava bene queste cose. Quando arrivano a terra, c'era il fuoco già acceso, qualche pesce già era pronto arrostito perché aveva più fame, c'era pure il pane da mangiare. Quindi quel giorno hanno un bel pranzo il Signore. Non gli fanno una cena con qualche pesce brustolito, con qualche pezzo di legno. No, 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 col pane, seduti bene, il pesce già cotto. Un pranzo fatto bene. Come ci tiene il Signore a fare le cose fatte bene? Per coloro che lui ama. Durante il pranzo tutti zitti, perché tutti sapevano che quello era Gesù Cristo, nessuno osava manifestare la sua ignoranza spirituale. E in quel pranzo, chissà che, vengono contati i pesci che sono stati pescati. 153 grossi pesci. Significa che non è la papalina, erano i pesci grossi. 153 grossi pesci. Sapete che nella mentalità ebraica i numeri sono associati sempre a delle cose importanti. Per esempio, 7, questo abbiamo detto diverse volte, 7 che significa nella mentalità ebraica? Dio creò i giorni, l'universo in 6 giorni, il settimo si riposò. Il settimo giorno significa la chiusura del cerchio, la perfezione. 7 è un numero che indica Dio, la perfezione di Dio. La Trinità, 7 meno 1, 6. Cosa indica 6? L'imperfezione, il diavolo.
Nell'Apocalisse il diavolo viene presentato come antitrinità, la Trinità Padre, Figlio e Spirito Santo. Nell'Apocalisse vengono presentati Satana, Lucifero e Belzebul e il loro numero è 666. Quindi quando si trova i satanisti che scrivono 666 sul muro o su qualche... Non preoccupare, quello non è linguaggio del diavolo, quello è il linguaggio della Bibbia. La Bibbia indica 666 come il numero dell'antitrinità. Allora, tutti i numeri hanno questo significato nella mentalità ebraica, per cui c'era la calaba che faceva con i numeri sacri dei calcoli incredibili. Siccome quei pesci erano 153 e non 154 e non 152, oggi per rappresentare un miracolo ben riuscito, un'opera di Dio ben realizzata, una pesca abbondante, si può dire così: ho fatto 153. Ma una cosa che questa non è successa alla Chiesa, non so perché. Forse perché non lo fa nessuno. Oggi vediamo di fare un po' 153 con questo incontro. E dice, ma questo che noi che c'era? Quelli erano gli apostoli. Beh, guardate, in campo ecclesiale funziona così. Quando Pietro di allora e Pietro di oggi cerca di pescare non i pesci ma le anime, non sotto l'indicazione della parola di Dio ma con le proprie forze, con le proprie idee, con il proprio modo di fare, non so, un prete che si presenta perché è bello, tutte le ragazzine, quanto è bello questo, peccato che si è fatto prete, oppure perché si... Un prete a Roma ha imparato che ogni predica ce l'ha messa una bella barzelletta. Allora tutta la gente a sentire, non la predica, la barzelletta che dice il prete quando predicava. Insomma, se si mettono elementi umani per avere il cosiddetto successo pastorale, cioè che le anime vengano prese dalla rete del Signore, non si ottiene niente. Chi viene ad ascoltare la predica perché c'è la barzelletta, tutto quello che dice il prete prima non conta niente perché uno sta ad aspettare la barzelletta. Fa la barzelletta, fa quattro risate, tutto quello che dice dopo non conta niente perché uno, già la risata sarebbe fatta con la barzelletta. Se il prete quello lì è perché è bello, io non lo so, sono tranquillo, non diciamo, ma quello è bello, quello è un ex attore, un comparsa del cinema. Quando è, chi sta a guardare, a sentire la parola che dice quella parola di Dio? Tutto a guardare che è bello. E quindi a livello spirituale che piglia chi ascolta quel prete? Niente. Adesso c'è la moda dei social. Oggi non si può non essere sui social. Se mettiamo che oggi fosse meglio tutti i partiti comunisti, sapete tutti a fare la scampagnata sul Colle San Marco. E io sto qua a fare la predica, la messa, per chi? Sono tutti su, che faccio? Io vado su dove sta la gente. Allora, oggi la gente passa ore e ore sui social, bisogna entrare sui social per portare il Vangelo, benissimo, facciamo. Ma io che sono così stupido da credere perché ho magari 5.000 followers su YouTube o su Facebook, che ho un successo pastorale, che... di quelli chi è che si converte? Speriamo che si converta uno. Perché non è detto che da un successo sui social dipende la conversione delle persone. Se in chiesa facessi discorsi, non so, dice, come fanno i politici? Per avere i voti? Ecco, allora se mi andate noi al governo porteremo le pensioni minime a 1.000 euro al mese. Se ci mandate noi al governo ridurremo il cuneo fiscale e faremo aumentare i posti di lavoro, 1 milione di posti di lavoro in più. Se tutti fanno le promesse. Allora le persone aderiscono perché sperano in quel premio. Pietro il giorno di Pentecoste non ha dato qualcosa che era allettante per la gente. Ma vi ricordate la predica di Pietro? Quel Gesù Cristo che voi avete crocifisso, Dio l'ha fatto diventare il re e signore dell'universo. Mazzolo che lisciamento, gli ha denunciati di peccato così tremendo di aver ucciso Gesù Cristo in croce. Quando Dio invece l'ha promosso risuscitandolo dalla morte e facendolo diventare il re e signore dell'universo. La predica di Pietro era una leccatina agli ebrei? Era una mazzata terribile, ma così vera che tutti hanno detto, è vero questo,
Siamo peccatori, che cosa dobbiamo fare, fratelli, per uscire fuori dai nostri peccati? Quel giorno si convertirono 3.000 persone. Quindi non c'era un trucco social, non c'era un trucco mediatico, non c'era niente. Era la parola di Dio data nella sua potenza che ha convertito quelle persone e ha fatto nascere la prima comunità cristiana a Gerusalemme. Allora oggi, Papa, Vescovi, Cardinali, preti, collaboratori, nessuno può evangelizzare con le proprie forze, con le proprie capacità, con i propri carismi, doni di natura. Bisogna annunciare il Vangelo con la forza della parola di Dio e con i carismi che il Signore dà per poter annunciare. Per cui se oggi non si riscopre la parola di Dio potente come quella di Pietro che predica il giorno di Pentecoste, se non tornano ad esserci guarigioni, se non tornano ad essere liberazioni e esorcismi, se non ci saranno segni sulla natura, siamo condannati al fallimento. In partenza. Se invece queste cose ci saranno, la rete tornerà piena e ogni predica di sacerdote, di vescovo, di cardinale, di papa sarà 153. Pienezza. Questo non vale soltanto per i preti, vale per tutti. Prendiamo esempio i giovani. Oggi nel campo affettivo basta che uno si innamori di un'altra, l'altra corrisponda. Quel tipo di rapporto è basato all'80% su attrazione fisica e sessuale, che tutti vanno a letto subito. Le ragazzine, quando è l'età media in cui le ragazze perdono la virginità, 12-13 anni dalle nostre parti. Come si dice, corrisponde questa cifra, questa cosa? Questa è l'età media, in cui i ragazzi perdono la virginità. I maschi molto prima. Allora, 80% attrazione fisica e sessuale, 20% affettività, Cristo zero assoluto. Risultato? Convivere. Allora, la convivenza è il perfetto contrario del matrimonio, perché due convivono sapendo già in partenza che qualsiasi giorno di questa convivenza ognuno può dire all'altro: ciao, io non ti voglio più, me ne frego, mi sono innamorato di un'altra, oppure sto stufato di te, non voglio più stare via con te. Non c'è nessun legame con quella persona. Si convive e si può disdire la convivenza qualsiasi giorno senza nessun problema. Questo è il matrimonio? Il matrimonio cristiano è che Dio ha fatto l'uomo per la donna per l'uomo. E due si uniranno e saranno una carne sola, cioè una sola realtà nuova, un miracolo, un essere solo, non più due, ma una sola cosa, una sola realtà. E l'uomo non separa ciò che Dio ha unito, né i coniugi, né lo Stato, né nessun altro. Perché è un miracolo, una coppia, una cosa nuova. Non si può sciogliere così, perché ti va, non ti va, non sento più nulla per te, ho sbagliato la persona con la quale sposarmi, o ne volevo un'altra, dopo 20 anni che ci siete insieme. Non esistono questi discorsi, perché esiste una grazia matrimoniale per la quale i due non si possono più lasciare, e questo non è perché è costretto dall'esterno, perché le leggi della Chiesa te lo impongono, ma per un motivo intrinseco, per cui chi ha subito la triste realtà, la croce tremenda dell'adulterio del coniuge, invece di fare l'altrettanto e finire di sfasciare il matrimonio, sta lì a combattere perché il Signore vinca il peccato e si riformi un matrimonio più bello, più santo, più profondo e più grande di quello di precedenza, rotto dal peccato. Un matrimonio che dice, come dice il Signore, che la casa fondata sulla roccia viene come quell'altra casa aggredita dal terremoto, dalla fiumana, dall'incendio, ma quella casa non crolla perché è fondata sulla roccia e non su cose umane, cioè la sabbia. Gesù Cristo non è sabbia e roccia, Gesù Cristo non può buttare giù nessuno, neanche il matrimonio fondato su di lui. E così per tutto il resto. Una ditta, attività imprenditoriale. Quanti imprenditori identificano se stessi con il successo della ditta? Ecco, io sono partito che non c'avevo niente, guarda adesso, ho fatto questo, nessuno mi ha aiutato, tutto da solo. Ma se poi la ditta va male e fallisce, quell'imprenditore che aveva identificato la ditta come la sua realizzazione, che fa? Gli spara, perché fallita non valgo niente.
Quanti sono suicidati gli imprenditori per questo motivo? E pezzi grossi, non mi fate dire i nomi, che arrivati sull'orlo del precipizio, meglio un colpo in fronte che fare brutta figura di essere un fallito. Perché hanno identificato la propria identità con la realizzazione economica, il successo della ditta. Questa è menzogna diabolica, non si può fondare il lavoro su questa cosa. Allora, beata quella ditta che fa diventare Gesù Cristo il suo amministratore delegato. Se questo ingegnere che ho detto prima diventasse qui in Italia un manager e trovasse un'attività dove, non so, ci saranno 1000 dipendenti, ma lui rimane col criterio della decima e che vengono prima i poveri, questa ditta sarà non benedetta, strabenedetta dal Signore, sarà difesa dal Signore nei momenti di crisi, di difficoltà, dalle cattiverie sporche della concorrenza. Qui la concorrenza arriva persino a fare le messe nere, può di far fallire altre ditte e avere il mercato tutto a propria disposizione. Così funziona nel campo economico, quei pezzi grossi. Non vanno dal maghetto, vanno a fare la messa nera, che è più elevata e più potente del male, per fare i danni contro le altre ditte ed avere tutto lo spazio e tutti i soldi a propria disposizione. Ricordate qualche decina di anni fa la Procter & Gamble, che ebbe una causa in Veneto, che poi andò per tutto il mondo, che questa ditta multinazionale americana, in tutti i prodotti, ci sta le saponette, che mai, una marea di prodotti, quanti sono andati in giro a vendere i prodotti casa per casa della Procter & Gamble, tutti i prodotti avevano un rotondino piccolo. Chi è questo buchino? Se uno andava a ingrandire quel buchino piccolo, trovava la testa di un caprone che indicava che quel prodotto era consacrato dal diavolo, come tutta la ditta, perché la Procter & Gamble ha fatto il patto di stare, quello che Gesù Cristo rifiutò: se tu mi adori io ti darò successo, gloria, tutte queste cose che ti ho fatto vedere dall'alto del monte. Gesù Cristo, per carità, non rinuncia al Padre per avere queste cose che tu mi prometti di dare e poi non mi darai perché sei bugiardo, sei il diavolo. La Procter & Gamble ci ha creduto e faceva così, tutti i prodotti marchiati con questo piccolo testa di caprone per essere venduti, per il successo in campo economico. Facevano qui. Quindi oggi quando uno fa un'attività imprenditoriale può togliersi dalla testa di poterlo fare senza Gesù Cristo, perché il campo del mondo del lavoro, il campo dei soldi, è quello più attaccato di tutti con le forze del male. Guai a chi non ha protezione divina in questo campo. Ci prende le brutte cose addosso. Guai a chi non si benedice il negozio quando inaugura l'attività. Guai a chi non fa la decima quando guadagna i soldi e si tiene per sé e non pensa per nessuno. E fa un'attività lontana da Cristo. Come fa il Signore poi a benedirti? Matrimonio, attività, posso farvi 50.000 altri esempi. Se Gesù Cristo non è il fondamento di quello che facciamo noi umanamente, noi facciamo e faremo sempre la pesca di Pietro e degli altri di notte, cioè al buio, sacrificandoci, mettendoci la salute, togliendoci il riposo, lavorando 23 ore su 24, e poi il risultato, pugno di mosche, zero. Perché non è protetto dal Signore. Il Signore non permette che uno vada avanti con le sue forze e diventare un vanaglorioso. Quella è la sua rovina. Quindi è proprio per volontà divina che quella cosa vada a finire male. Volontà divina che una cosa finisca bene come? Quando tu getti la rete sulla sua parola. Quando l'imprenditore getta la sua impresa sulla parola di Gesù Cristo. Quando i ragazzi gettano il proprio affetto sulla parola di Gesù Cristo, sul matrimonio sacramento. Quello è inattaccabile, perché ha Cristo come fondamento. Vedete come Gesù Cristo non è quello delle sacrestie, ma quello che riguarda tutte le realtà della vita. Figuriamoci, capite allora quanto hanno fatto bene? Ma come si fa a chiamare certi ultimi presidenti della Repubblica Italiana dei grandi? Quelli che hanno voluto che l'Italia si staccasse dalla Chiesa Cattolica, non riconoscesse più la Chiesa Cattolica come religione di Stato e l'hanno consegnata a chi? Alla massoneria. Quelli sono grandi politici? Sono quelli che hanno causato la rovina dell'Italia.
Non si può governare un popolo senza Dio. Lo fai? Fai un disastro. Lo fai? Fatichi un sacco, non raccogli nulla. E milioni di persone stanno dietro alle fantasie di uno che sta peccando giorno per giorno. Per carità, dobbiamo cambiare direzione di brutto, tutti quanti. Cominciamo a farlo noi, Chiesa. Noi dobbiamo tornare ai tempi degli Apostoli, alla prima tradizione cristiana. È così. L'Italia è tornata ad essere territorio di missione. Perché non basta essere battezzati per essere credenti. Bisogna essere credenti oltre che battezzati. E viene un popolo dove tuttora il battesimo tiene, quando verrà lo Ius Soli, che lo faranno passare per forza di cose, non terrà più manco quello, e il cristianesimo diventerà non più un fatto di popolo, ma di una minoranza, bel futuro che ci attende. Ma anche adesso che c'è il battesimo in tutti, oltre il 90% degli italiani sono battezzati, dov'è la fede dei credenti? La fede. Quando il battesimo è dato nella prima generazione dei cristiani, ricorda San Paolo capitolo 10 della lettera dei Romani, chi viene battezzato doveva scendere nell'acqua, il segno era che doveva andare tutto anche con la testa sott'acqua, e quell'acqua era acqua benedetta nella quale abitava lo Spirito Santo, e poi uscire fuori da quell'acqua. Andando giù significa che lui veniva affogato, il suo io vecchio ucciso dallo Spirito Santo presente in quell'acqua benedetta, e poi rialzandosi come persona nuova, risuscitato dalla potenza dello Spirito, usciva come redento da Cristo. E San Paolo, che quando veniva messo dentro e tirato fuori dall'acqua, doveva dire ad alta voce: Gesù è il Signore. E mentre diceva queste cose con la bocca, nel suo cuore doveva credere che veramente Gesù Cristo l'aveva risuscitato dai morti Dio Padre. Se con la tua bocca, se dentro di te stesso credi che Cristo è risorto dai morti, e con la bocca professi che Gesù Cristo è il Signore, sarai salvo. Questa è la salvezza. Questo è il battesimo. E vedete che la vita cristiana è tutto un recupero di quello che è avuto nel battesimo, che nessuno vive. Quindi oggi vanno evangelizzati i battezzati. L'annuncio del Vangelo è kerigma, che Cristo è morto per i nostri peccati ed è risuscitato per la tua salvezza, va dato oggi a tutti quanti, perché la fede di ognuno sia aggrappata a Cristo risorto dai morti, e avvengano nel suo nome quelle vittorie di cui il popolo di Dio ha bisogno: guarigioni da mali incurabili, liberazioni dal potere dello spirito del male, segni sulla natura e soprattutto la conversione dei peccati, il miracolo numero uno, quello di cui noi tutti abbiamo per primo bisogno. Detto questo, al lavoro, mettiamo in pratica quello che abbiamo ascoltato. In piedi. Detto all'inizio che oggi ci saranno delle grazie particolari. Ho raccontato qualche cosa di quello che è successo quando ci si è messi in preghiera e si è perseverato fino a quando il Signore ha completato la sua grazia con un successo pieno, senza conseguenze per le persone che hanno rischiato la morte a causa dei guai che hanno patito. Poi qual è la causa di quei guai? Questo non ve l'ho detto qual era. Noi preghiamo perché il Signore vinca in ogni persona qui presente le malattie, vinca nelle persone qui presenti ogni legame con lo spirito del male, vinca le persone qui presenti la schiavitù del peccato, dell'egoismo, la paura di distanciarsi dalla via della fede, la paura del prezzo che il diavolo ci dice che dobbiamo pagare facendo il volere di Dio, amando il prossimo,
facendoci servi del prossimo. Il prezzo da pagare per l'annuncio oggi della parola di Dio, delle figuracce, dei cattivi giudizi di altri. Signore, vogliamo essere liberi in te. Signore, oggi stiamo come Pietro, Giacomo e Giovanni su quella riva ad accogliere la tua parola e accettare l'invito di gettarla sulla parte destra della barca per trovare il frutto di cui abbiamo bisogno. C'è chi ha bisogno di salute, c'è chi ha bisogno che il suo matrimonio sia salvato, c'è chi ha bisogno che il grembo diventi fertile invece che sterile, c'è chi ha bisogno che il maligno sia lontano dalla sua vita, chilometri e chilometri, non torni mai più. C'è chi ha bisogno di essere liberato dai propri peccati, che si chiamano egoismo, che si chiamano lussuria, che si chiamano avarizia, che si chiamano superbia, che si chiamano invidia, eccetera, eccetera, eccetera. Ti preghiamo, Signore Gesù Cristo, tu che sei risorto da morti e sei vivente, di agire con la potenza dello Spirito Santo su ogni persona, perché ciascuno realizzi il miracolo di cui ha bisogno e che ora, in un momento di silenzio, ciascuno ti chiederà. Coraggio, ognuno esprima dentro te stesso la sua richiesta al Signore.